Ernesto Russo via da Uomini e Donne. Arriva la reazione dell'amico Mario Cusitore. Nella puntata di Uomini e Donne in onda questo pomeriggio, abbiamo assistito all'addio di Ernesto Russo. Il cavaliere è stato sin da subito molto onesto e trasparente. Maria De Filippi lo ha accolto in studio parlando di alcune segnalazioni giunte sul suo conto. Si è parlato di frequentazioni con altre donne durante il periodo di permanenza in studio. Lo ha ammesso senza filtri e soprattutto, senza arrampicarsi sugli specchi, come spesso tanti hanno fatto nel corso delle volte precedenti. La padrona di casa però, oggi estremamente tranquilla, gli ha detto che questo modus operandi non è compatibile con quello che è lo spirito del programma, ovvero concedersi conoscenze solo e unicamente con protagonisti facente parte del meccanismo. A quel punto il cavaliere ha salutato tutti, si è alzato dalla sua seduta e ha abbandonato la trasmissione. Già nei giorni scorsi, dopo la fuga di segnalazioni Russo, si è dato da fare con frecciatine varie, ringraziando addirittura chi lo ha segnalato portando a quello che abbiamo visto oggi. Inaspettatamente, è arrivato il commento di Mario Cusitore. Uomini e Donne, Mario reagisce alla cacciata di Ernesto. Le parole per l'amico. Nonostante in un primo momento Mario ed Ernesto corteggiassero la stessa donna, ovvero Ida Platano, sono diventati in seguito ottimi amici. Per loro la stessa sorte, ovvero l'addio al programma tra accuse e commenti non proprio entusiasti dopo le segnalazioni a loro carico. Eppure, loro sembrano assolutamente incuranti di quello che i telespettatori, almeno la maggior parte di loro, continuano a scrivere in queste ore. C'è chi infatti li reputa della stessa pasta, ovvero due disonesti che si sono fatti beffa del programma e della conduttrice. I due napoletani rispondono con sorrisi e parole di stima e affetto reciproche. Non è la prima volta che interagiscono sui social, ma oggi Mario ha voluto metterci la faccia con un messaggio come questo per commentare la cacciata del suo amico dallo stesso studio, dove lui è stato ripetutamente processato. Prima rivali, ora amici e quasi fratelli. Il gesto di Cusitore appare come la voce di una persona che ha avuto modo di conoscere bene Russo, e che si allontana dunque da chi, dopo la messa in onda della puntata di oggi, continua a criticarlo senza concedere attenuanti. In effetti, ora più che mai è come se i due si sentissero uniti da una sorte unanime, e da un consenso da parte del pubblico che non li promuove col massimo dei voti. Ci regaleranno altri momenti insieme da adesso in poi?